Cosa succede se un fiore vi parla? E se vi chiede aiuto? Probabilmente pensereste che è una voce che viene da dentro di voi, ma se così non fosse? Eccovi già dentro Ditelo con i fiori, la storia che vogliamo divenga un film. Storie così non ce ne sono nella realtà, perché i fiori non parlano, per chi non sa ascoltarli. Ma non per Vezio, il giovane protagonista della nostra storia. Vezio è giovane e ama i fiori, tanto da sentirsi ed essere un bravissimo addobbatore floreale. Vive con la mamma, ammalata, che è stata in gioventù una famosa cantante lirica e che perse la voce il giorno in cui il marito e padre di Vezio morì in un incidente stradale. Vezio lavora in una strana fioreria, abitata da Carmine, sua moglie Eva e Zoe, una bella e giovane bulgara. Facile capire anche solo con un colpo d'occhio che il rozzo Carmine, sfiorita l'avvenenza della moglie Eva, amante di cocaina e alcol, abbia voluto Zoe in negozio per possederla. Ma l'amore, si sa, è un dardo che vola veloce di cuore in cuore e così Vezio si innamora di Zoe. Ma oltre al richiamo dell'amore, Vezio ascolta dai fiori del traffico di droga che viaggia nei loro gambi, dall'Olanda all'Italia. Carmine, avido di denaro, non si è lasciato sfuggire questa occasione e ha offerto la sua fioreria come luogo di smistamento di questa nuova droga, la 7-Check. Gli effetti della droga? Fa rivivere i traumi del passato, trasformandoli in sensazioni emotive positive. La diffusione della droga va alla grande, ma non sempre funziona al meglio. A volte si rimane intrappolati nel trauma senza uscirne. E i fiori? Loro soffrono. Per la droga? Non solo. Questa è solo l'ultima delle sofferenze. Chiedono a Vezio aiuto per essere liberati dalla mummificazione. Chiedono di poter vivere e morire secondo il loro ciclo naturale. Dovete sapere, infatti, che per far durare i fiori molto a lungo, ma a lungo davvero, roba di un anno e mezzo, gli viene iniettata una sostanza che li mummifica, certo delle mummie meravigliose. L'idea di iniettare la droga nei fiori viene proprio da questa pratica floreale. Vezio li aiuterà, come i fiori aiuteranno lui quando si troverà nel bel mezzo delle grinfie della gang di malavitosi che gestisce lo spaccio della droga. Ma come possono i fiori combattere una gang armata di pistole? L'epilogo lo racconta in un crescendo di ironica surrealtà. Un epilogo che spazzerà via Carmine con tutta la banda di malavitosi e aprirà la strada ai due innamorati, Zoe e Vezio, la strada verso la Valle delle Rose in Bulgaria. È una storia per chi ama l'amore, per chi ama quelle cosette strane della vita, per chi ama delle storie un po' irreali ma capaci di narrare fedelmente delle emozioni di ognuno di noi. È la costruzione di un mondo con personaggi poco ordinari, ma a pensarci bene, siamo tutti così, poco ordinari. Avete mai provato ad accostare all'orecchio un fiore?